speciale Sagre TV Sorrento. Benvenuti a Trasele, alla Sagra del Friariello, il contorno più amato di noi napoletani. E questa sera mega cocktail Trasele. Di chi è l'idea speciale? Tanto per cambiare, siamo un gruppo di amici che lavoriamo anche per una manifestazione importante che faremo a Piano di Sorrento, si chiama Barman in Passerella. Penso che qualcuno mi conosce, anzi colgo l'occasione per fartelo provare. Il mitico Tonino, barman, il barman più famoso della penisola sorrentina, lo possiamo dire, dai. Mi difendo. Adesso mi fai provare questo mega cocktail Trasella. Prego. Grazie, saluto. Buonissimo, che cosa c'è dentro, dai? È un centrifugato di frutta con un pochino di bollicine, leggerissimo, praticamente analcolico, così lo possiamo dare a tutti i bambini, tutti i presenti, anche per il tempo che è caldissimo. Era stato raffreddato, è stato messo in questo bicchiere, che è il bicchiere che usiamo per i Guinness e per le feste particolari. Bicchiere da 500 litri. Come sta andando questa serata? Era pieno, vediamo il livello, significa che funziona. Quindi ha avuto successo. Grazie ancora a tutti, buon lavoro. Forza! Trasellando 2013, musica, simpatia, adrenalina, vai con la musica. Buonasera, e siamo in compagnia del signor Aurelio Matteo. Tu come ti chiami? Lauro Iccio Pina. Allora, voglio sapere se state mangiando i friarielli di Trasella e se vi sono piaciuti. Sono ottimi, ci stiamo divertendo, la gastronomia è eccezionale, quindi siamo bene. Qua è un borgo favoloso, quindi invitiamo tutti quanti a venire. E lei invece cosa sta assaggiando in questo meraviglioso panino? Friariello di, io sto assaggiando proprio il friariello di Trasella con un buon vino. Collo è solo friariello? Friarielli, salsiccia e friarielli. Salsiccia e friarielli. E invece voi già avete mangiato? Tu già hai mangiato? No. Cosa vuoi mangiare? Salsiccia e poccoli. Salsiccia e poccoli, certo. E lei signora? Io già ho mangiato, buonissimo. Tutto. Adesso sto gustando questo bel vino. Siete venuti a fare una passeggiata qui? Eh? Sei venuto a fare una passeggiata qui stasera? Sì. Ti stai divertendo? Tanto. Guarda la telecamera, fai un saluto agli amici di TV Sorrento. Saluta. Saluta. Ciao. E siamo in compagnia di? Benito. Gennaro. Cosa ti piace di questa sagra? Anche i panini. Anche, quindi tutto, anche i friarielli? Sì, anche. E come ti piacciono i friarielli? Friarielli e? Salsiccia, gatto ci sta, non lo so, non li devo vedere. Come ancora devi vedere? Non sto arrivando. Sto arrivando. Allora ragazzi, buon appetito e vai a mangiare anche i tuoi friarielli. Grazie, grazie. Con la barba. Ok, adesso andiamo a intervistare, andiamo, andiamo. Aprigiami. E nell'allegria di questa festa mi hanno suggerito di intervistare questo signore, il signor Giuseppe. Come state? Bene. Stai divertendo? Non tanto. Perché? Sono un po' anziano. È anziano? No! Sì. Le feste si fanno per i giovani, per i ragazzi. Noi ci siamo... Vabbè, ma si fanno anche per gustarsi la vita... La vita giorno dopo giorno, che è sempre bella a qualsiasi età. Chiaramente questo è vero. E parliamo delle cose belle della vita, salsiccia e friarielli. Per me è una cosa bella, a lei piacciono? Non questa tanto. Sagra? Piace più una bistecca ai ferri, la salsiccia non tanto che i friarielli. Però la bistecca e i friarielli sì, sono buoni. Assieme vanno meglio. E lei già li ha assaggiati? Salsiccia e friarielli? No.
Non ancora. Non ancora. Li assaggerà? Sicuramente. Sicuramente. E in questa festa cosa le è piaciuto oltre a, appunto, alla gastronomia? Tutto, perché sono tutte fatte, diciamo così, sono tutte signore che si sono impegnate, che sono bravissime in cucina. Grazie. Perché, prego. Allora si diverta, perché è una festa bella per tutti, per bambini e per gli adulti. Va bene, prego, meglio meglio. Grazie. E siamo in compagnia del signor? Raffaele. Signor Raffaele, allora questa festa? Ma è una festa molto antica, con questa tradizione dell'angelo, che veramente attira tante persone da tutta la penisola. Quando ci sarà questo evento, questo rito dell'angelo? E dopo che la processione, dopo aver fatto tutto il percorso e rientra, c'è questo rito dell'angelo che dalla chiesa, dal campanile, parte e arriva sulla Madonna. Bellissimo! È una cosa molto particolare, molto bella. Diversa da quasi tutte le altre feste, diciamo. Ed è per questo che qui a Traselle ci sono molte persone. Poi è un bel borgo, tranquillo, ancora con tradizioni sane, contadine, genuine, sì. Queste cose. Allora consigliamo a tutti di venire a Traselle. Questa Traselle. Grazie. Sta bene, si mangia bene, ancora delle belle cose buone, saporite, genuine. E poi c'è la passione della gente comune. Certo. Che fanno, organizzano questa festa. E siamo in compagnia con una delle organizzatrici della sagra, la signora Giovanna Vinaccia. Salve e benvenuta. Salve, buonasera, è un piacere avervi qui con noi. Quanto è difficile organizzare una sagra così articolata come questa, in cui non vi siete fatti mancare nulla? Dunque, l'importante è avere la collaborazione di tutti, perché da soli non si potrebbe fare, e quest'anno è stato piacevolissimo lavorare veramente sia con grandi che con bambini. Infatti, come avete potuto vedere anche sul palco, c'è stato veramente un boom di bambini a partecipare, che è stata bellissima. La difficoltà, difficile mettere tutte le idee insieme, ci sono gli scontri, i dibattiti, ma poi si trova l'accordo. Certo, poi i protagonisti siete proprio forse voi, abitanti di questo posto. E questo è l'importante, perché Don Pasquale ci tiene che la sagra della domenica, il giorno della festa, sia fatta esattamente da tutti i paesani, non dagli esterni. Noi siamo qui a fianco ad un tavolo ricco di dolci. Proprio un attentato alla linea, però oggi dai, facciamo una... Dunque... È una settimana che lavoro, ho fatto dalla pastiera agli strufali a babà, ai tiramisù, alle profiterol. La signora ci ha portato i dolcetti fatti, biscotti alla marena, altri hanno portato altri pasticcini, sono arrivati dolci da tutte le famiglie, e questo ha fatto sì che la sagra abbia avuto il dolce per tutti. E qual è il dolce che finora ha avuto più successo? Il più successo è il tiramisù, che va tantissimo, e tutte quelle cose al cioccolato. Viva il cioccolato! La pastiera è stato un grande successo. La pastiera fuori tempo, fuori festa, tradizionale. Gli strufoli, la gente sono rimasti. Certo. Infatti. Una bella idea, allora la ringrazio e vi auguriamo buon lavoro. A lei buon lavoro, è stato un piacere. E siamo in compagnia della signora Virginia, salve e benvenuta. Sì, buonasera. Buonasera, come sta andando questa festa? Dal suo viso, serenità. È un grande sorriso. Buonissima, siamo molto contenti, per la Madonna facciamo tutto. L'insieme delle forze di tutti gli abitanti. Sì, di Traselle, sì. E il suo ruolo stasera è quello della... Friggere le patatine, sì. Scommetto che ci sono stati tanti bambini qui. Sì, molto, molto, sì, dai bambini, proprio le patatine fritte veramente... Poi magari le mamme alle feste concedono anche qualche... qualche cosa in più. Va bene, allora le auguriamo buon lavoro. Grazie. E dopo assaggiamo qualche patatina. Grazie. Prego, facciamo piattine e ve le do. Va bene, grazie. Buonasera. E siamo in compagnia di una bellissima comitiva. Emanuele. Elena, Calogero, Fabrizio, Tonino. Allora, il motivo per cui stasera siete qui? Elena risponde. Per passare una serata diversa e divertente. Vi state divertendo? Sì, hanno organizzato molto bene. E già avete mangiato? No, ci apprestiamo a mangiare. Ma mi hanno detto che tra di voi c'è anche un piccolo grande artista che si è appena esibito sul palco.
Sì, ma sei tu l'artista? Diciamo artista, no, ho ballato la salsa, una rueda normale, tranquilla. Hai ballato la salsa o l'hai mangiata la salsa? Non ho capito. No, io mangio poco, si vede. E ti sei divertito? Sì, tantissimo. Facci vedere un passo di salsa. Mamma mia, facciamo un applauso al vostro amico, bravissimo. Grazie. Allora ragazzi, buon divertimento e buona serata, arrivederci, ciao. E questa sera per l'animazione dei bambini c'è? Il gruppo Giovani di Sant'Agnello. Siamo un'associazione giovanile nata in penisola con lo scopo di fare del bene e migliorare la nostra città. Bene. Ma come siete carini con questi cappelli? Sono cappelli fatti con palloncini. Esatto. Come si chiama quest'arte? Ha un nome? La manipolazione dei palloncini. E qual è la forma più amata dei bambini? Il fiore, la spada, il mitra. Il mitra pure. Esatto, sì. E dalle bambine invece il fiore. E i cappelli per i grandi? Cappelli per i grandi o se ce li chiedono i bambini, ma li facciamo più semplici perché ci vuole un po' di tempo per farli. E quanti bambini ci sono stati stasera? Parecchi? Sì, una cinquantina almeno. Puoi girare la telecamera, riprendi quel bambino lì? Ma com'è carino questo bimbo, mamma mia! Più o meno quello è il cappellino che facciamo ai bambini. Bene, allora ragazzi, buon divertimento e complimenti ancora per il vostro lavoro. Ti volevo regalare un fiore. Mamma, che dolce che siete. Dammi anche un bacio. Mua, grazie. E con questo meraviglioso fiore che mi hanno regalato, voglio salutarvi da questo meraviglioso borgo nel quale ci siamo divertiti, abbiamo visto genuinità, semplicità da parte delle persone e soprattutto tanto divertimento. Oh, baby, we should be old and think about the stories that we could have told.